Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio parlarti del gatillo mentale della solidarietà. Non so se ti è mai capitato, ma a me personalmente sì, e ho visto la differenza che c'è tra i negozianti italiani e quelli spagnoli. Ti vado a dire cosa mi è successo. Quando mi presentavo in un negozio alla ricerca di un oggetto, chiedevo al negoziante se avevano questo oggetto che volevo comprare, il negoziante mi diceva semplicemente no, non lo possediamo, quando ovviamente non lo volevano. Allora io chiedevo, ma sa per caso dove lo posso trovare? E 99 su 100 la risposta era no, assolutamente no. Perché succede questo? Perché quelle persone hanno paura di perdere il cliente, quindi non ti mandano in quello o quell'altro posto dove puoi trovare quell'oggetto che ti serve. Qui in Spagna invece ho trovato una reazione diversa. Dal momento che chiedevo mi sa dire dove posso trovare questo oggetto, non solo mi dicevano dove lo potevano trovare, ma mi spiegavano anche la strada per andarci, uscivano proprio dal negozio per indicarmi dove andare a trovare quell'oggetto che desideravo. E questo cosa faceva? Beh, scaturiva una solidarietà in me, cioè quel negoziante era stato così gentile con me da indicarmi dove poter trovare quello che desideravo, che volevo assolutamente comprargli qualcosa del suo negozio. Questa è la solidarietà. E noi esseri umani ce l'abbiamo insita, cioè tutte le volte che facciamo qualcosa, non so, quando ti fanno il regalo di compleanno, la prima cosa che pensi è al suo compleanno, gli devo fare il regalo perché al mio compleanno me l'ha fatto. È così che ragioniamo. Quindi cerca di utilizzare questo strumento nella tua offerta, nella tua attività. Quindi se il tuo prodotto non serve alla persona che si è affacciata nel tuo sito internet, nella tua pagina di fan, ma sai cosa la può aiutare, direzionala a questo aiuto, perché poi vedrai che tornerà da te e vorrà acquistare da te qualcosa. Beh, come sempre spero che questo video ti piaccia e che ti sia utile. Se ti piace metti un bel mi piace e condividilo con i tuoi amici. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale YouTube. Se stai vedendo questo video in YouTube, qui nell'angolino potrai vedere la mia faccina dove puoi premere per poterti iscrivere. Se invece stai vedendo questo video in Facebook, sopra ti lascio il link. Quindi agisci e ci vediamo domani. Ciao!